E voilà, benvenuti a Petra. Finalmente, attrazione numero uno della Giordania. Ok, passato l'ingresso principale, c'è una sfilza nei negozi e c'è il Visitor Center, dove forse bisogna andare per entrare, forse ritirare il biglietto. E siamo dentro i cancelli di Petra. Adesso dobbiamo sopravvivere tutti quelli che cercano di volermi vendere qualcosa, ma basta essere duri e decisi. Primo step sono i cavalli, ma ce la faremo. La cosa bella è che nelle grotte c'hanno i pannelli solari, cioè sono troppo avanti. E che cos'è quella tenda? Boh. Novogramos, se uno sete fames. Allora, il fatto che sia una giornata un po' di cacca aiuta un po' perché ci sono meno turisti. Nonostante sia la vigilia di Natale, ridendo e scherzando. Guardate lì, mi assomiglia. Petra, magari erano le prove generali, cioè Petra sarebbe il tesoro per me, lo chiamo così, che è la facciata famosissima, che è una delle sette meraviglie del mondo, che è stata usata anche per Indiana Jones. Bellissimo. Comunque è pieno di italiani sto posto, strano. Ma che bella! Andiamoci a vedere. Oh! Maledetta, guardate che bel cunicolo, ma non è la strada che devo fare. E di là fanno la preghiera. Andiamo nella strada principale, dove ogni metro cercano di fermarti. Che carino questo punto. Ci sono i soldati che, se gli fai la foto, ti chiedono 10 euro. Adesso andrò anch'io nella strada proibita. Forse. Ma che bei canyons! I più pigri usano la macchina. Avrò sbagliato a prendere 2 giorni a Petra. Visto una volta, viste tutte, no? Perché cacchio c'è sempre qualcuno a rovinare le inquadrature? Petra, Petra Marce! La bellezza di questi canyon spacca. Le incisioni rupestri spettacolari. E di là, wow. Meno male che non cadano i sassi qui. Comunque prima ha piovuto, mi sono preoccupato perché nella strada che ho fatto col bus c'era nebbia e pioggia. E quindi ho detto qua non si vedrà niente, e invece ci sta dentro, dai. What about? Oh, the tunnel of the dead. Passiamoci. Oh, che spusa. Che spusa. Non è stata una buona idea passare di qua. Proviamo a fare una foto lì. Troppa gente si ferma nei punti più fotografabili. In italiano. Finalmente un punto senza nessuno. Miracolo. Ho fatto anche la foto. Ecco qua che arriva gente. E niente, turisti come se non ci fosse un domani, dovrei arrivare presto, presto. Ne vale la pena? Non lo so. Cioè sì, se il tempo è buono. Pure le macchinine dei pigrini ci sono. Andate in corsa. E qui cosa c'è? Oh, il sacro muro. Bello. Anche qua, secondo me l'hanno costruito dopo, per non far crollare Todos. Attenzione, uno scorcio senza persone. Quanto durerà? Quanto durerà? Quanto durerà? Oh, eccoli! Arrivano, maledetti turisti. Ma ci siamo! Non sarà facile fare la foto intera perché è molto alto.
È stretto, ma è spettacolare. Eccolo il tesoro. E questo è il famoso tesoro. Los Carmelos. E qui ci trovate tutti i turisti praticamente. Non si può entrare? No, entri. Ciao, come va? Tutto bene? Non sputare, eh? Tante camere. Andiamo vicino. Lascia. Entri. Posso andarci un po' vicino, no? Pensavo si potesse entrare, invece no. Registrate. E dove sei, nene? Che bello sto posto. Adesso proveremo ad arrampicarci. Allora, non mi hanno fatto salire sul punto panoramico dicendo che ci vuole la guida. Sarà vero? Comunque c'era il cartello con scritto non salire. Vediamo se si sale di qua. Bancarelle e antichità. Wow. A tutti i punti dove si sale cercano di incinerti. E qui cosa c'è? Niente. Guardate che belline queste casettine, grottine. Giriamoci a 360. E di là c'è il tesoretto. Andiamo subito a vedere cosa c'è lì. La scalata! Se non faccio le scalate non sono contento. Qui si scivola anche. Non troppo, dai. Oh! Qui c'è il luogo della morte. Wow! La prospettiva più bella. Andiamo nella grotta. Oh! C'è solo sporcizia. Scappiamo. Wow, qui ne hanno fatto paura. Wow. Bello. Sto soffitto spacca. C'è ma sti colori di straccia. Wow. Sarà naturale o pitturato? Wow. Dov'è porta la porta? Dove fanno la pipì? Che puzza! Cazzo, che puzza! Ci mettono anche i cammelli. Usciamo. Wow, quante casette! Diciamo che non si scenderebbe di qua. Ma forse di qua. Discese più easy, grazie al grip delle mie scarpe Decathlon, ma non è un problema. Pubblicità gratuita, eh? Entriamo in una di queste caverne sperando che non ci sia la puzza di prima. Bonjour, c'è nessuno? No. Di qua. C'è forse qualcuno. Oh.
potrei attraversarla. Attraversiamo? Sai che con lo zaino abbassarsi è sempre un po' un casino. Ops. Voilà. Ecco fatto. C'è sempre qualche stronzo che mi passa in mezzo. Porco cane. Bello. Tutto così antico. Proviamo a buttarci di sotto. Oh, non riesco a fermarmi. I criminali non possono uscire, per questo ti sono grata. Battuta. Non riesco a fermarmi. Oh, anfiteatro romano, anche qui. Giordano Romano. La bellezza dell'anfiteatro romano. Ma se uno non sta attento, cade nel burrone. Andiamo di qua. In queste scarrettine. Grazie alle mie scarpe super faiche. Non avrò problemi. Hop. Hop. Stavo per cadere. Hop. E beh, merita. Bandiera di Giordania. Stavo camminando di qua, entrando nella grotta, quando improvvisamente trovai il cavallino. Vedi? Invece è una specie di ristorante. Qui c'è un asino, un somaro, non so cosa sia, che quando fa il verso si sente in tutta la vallata. Comunque scalinata paiura. Vediamo se c'è qualcosa qua. Secondo me no, come al solito. A parte sporcizie e bagni pubblici. Wow, i punti panorami si sprecano. Vedo molta speculazione edilizia, Petra. Guardate come hanno consumato la montagna per costruirci case, templi e qua. Che dir si voglia. Due scalette non c'è il fiato. Comunque sono sempre più pentito di aver prenotato 2 giorni. Se domani piove, saranno cacchi. Altra scala, altro regalo. Per fortuna è all'ombra. Dove mi porterà mai questa scala? Ma che strana strada. Sarà ufficiale? Che io so. Vediamo cosa c'è qua dietro. Magari scoprirò un nuovo tesoro. Un nuovo tesoro di Petra. Aspetta, mi sto seguitando. Ma volevo vedere il panorama che copro. Eccolo. Molto carina sta stradina, scalettina. Faticosina. Schiatto. Simpatici gli uccellini. Come al solito sono finito in mezzo a niente. Però guardate che panorama. Non sarà quello del tesoretto, ma merita lo stesso. Comunque cercherò di andarci in alto domani, se il tempo è buono. Prima di arrivare a quelle rovine, si sente la musica. Attenzione ai 2 mannari, spero non siano pericolosi. Oh, ho trovato la strada che ho perso prima. Che carini, un po' magri ma carini, dai. Bianchi. Di là c'era un percorso, ma non so dove porta. E poi apposta così. E comunque mai tornerò su questa salita maledetta. Spero si possa scendere da dove si è saliti. Bellissima anche questa scalinatina. Tra le rocce.
Vediamo cosa c'è alla fine della scalinata. Mucho bellos, saliamo. Che bel panorama, se non fosse che sono cotto. Facciamo la pozzanghera, piscina, il cane, bello. Wow. Attenzione a non cadere. Queste belle segrete di Giordania. La strada. No, si scende lì. E vediamo dove si finisce di qua. Dovrei rimettermi rapidamente la felpetta, che sennò qua rischio di ammalarmi. No. Non è che sono felice per mandarmi al negozio. No. Bello però la casetta qua sopra. Lì se vuoi vedere un panorama. A scendere di qua. Wow. Davvero un bel panorama. Ma lì c'è Ciuchino. Bene, andiamo in un luogo chiamato il Triclino del Giardino, che non so cosa sia, roba antica, carina. E questo si fa il Wadi Farosa Trail. Allora, sul più bello mi era finita la batteria. Comunque sto seguendo un altro sentiero che chissà dove mi porterà. Per ora nel burrone della morte. Aiuto, non riesco a fermarmi. Precipiterò. Wow. Ho capito dove vado. Bei posti, bei posti. Ma quanti ne hanno fatti? Bei posti. Quelle che parlano italiano in sottofondo mi danno fastidio. Guardate che bei sassoloni. Wow. Contratto degli italiani, a cui ho chiesto conferma che se scendo di qua poi non devo tornare su per tornare alla base, perché sarebbe abbastanza massacrante. Non so quanto avrò visto con sto giro, so che finirò verso le 4, però non male. Meno male che qui è tutta discesa. Oh, la sabbia. Oh cavolo, ho parlato troppo presto. La salita, porco cane. Ma che bel castello, ma con diro un diro un dello. Non c'è castello, ma tutto ciò è bello. Cioè, ma guardate là. Sta crescendo dell'erba su quella specie di roccia desertica. Incredibile la natura. Bella quella là in fondo. Vediamo di arrivarci senza sbagliare, eh. Ma come si sente piccolo l'essere umano di fronte a tanta natura e tanta bellezza. Guardate là sotto, c'è il tesoretto, il tesoro della vendetta. Bellissimo panorama. Merita, Pietro. Non so che numero la metterei tra le sette meraviglie, ma merita.
troppo bella. E non c'è nessuno adesso, è tutta mia, se giungerò in tempo. Ma guardate anche sta roccia, che spettacolo. Run, don't, 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 don't. Che succede? Ti sembra il posto dove riposare? Video di discesa dalla scala maledetta. Aiuto, qui se cado faccio un volo che la metà basta. Facile, facile, puntetti. È caduta la GoPro. Voilà. Bella quella grotticella. Devo dire che farla in discesa è tutt'altra cosa. Questa sembra una tigre. Questa scala non scherza. Però è bella colorata. E beh, altissimo livello. E di là, la caverna maledetta. Questa credo che sia la terribile grotta del Teschio. Un po' forzatina, eh? Ci hanno messo i sassi per fare i denti, un pochino gli assomiglia. Indiana Jones, Indiana Jones, no 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 no. Wow. Wow. Che spusa! Che spusa, bella ma spusa. Usciamo e facciamo un video. Ecco la grotta da un'altra angolazione. Davvero bella. Ciocchino. Ciao. Ed eccolo qua. Un altro tempio maledetto. Che tu sia benedetto, tempio maledetto. Merita, merita. Peccato per lo spagnolo in sottofondo che fanno casino in questo posto di quiete e di pace. Si mettono a far casino, a urlare. Incivilos. Ma questa è la potentissima Garden Tomb. Garden Tomb. Wow. Entriamoci. Oh. Indiana Jones. Indiana Jones. Da. Prima di superare il fossato della morte con un salto. Un vero duro lo aggirerà. Che storia. C'è nessuno? Sembra di no. Ma qualcuno c'è stato. E a dormire. Sto spaventato per il rumore che ho fatto io stesso. Oh, è buco. È come il prodotto, notevole. Da qui verrà anche una bella foto. Sta dentro. Comunque, stando a Maps, questo era il famoso triclinio del giardino. Non vorrei ripetermi, ma spettacolo. Sono passati due cinesi e non se lo sono neanche filato. E non so se ho filato neanche questo, che mi sembra un po' meno bello di quello, ma ci vado lo stesso. Eccoli, i due cinesi incriminati, eh. Che non si dica che racconto palle. Oh. Sento il rumore di mosche. O forse era questo il famoso tricli qualcosa. Boh, non ci capisco più niente. L'unica cosa che so è che Petra rulla. Vogliamo parlare delle colonne stile romano? E del bunker là in fondo? Ma adoro sto posto! Speriamo che domani non piova. Mi impappino sempre a parlare quando faccio video, questo non va bene. Speriamo che domani non piova, così faccio tante altre belle foto e video. E perché no, anche un po' di sole non guasterebbe. Entra.
entriamo nella tomba maledetta. Questo è big. Anche di là c'è. C'è nessuno? Al buio, fatto con flash mi illuminerà. Non c'è niente. Scappiamo, scappiamo. Aiuto! Aiuto! Scappiamo dalla tomba! Salvo. Ma dai, anche le pecore di montagna, caprette o quello che sono, carine. Veramente completo sto posto. Vogliamo entrare anche qua dentro? Aio! E facciamoci del male. Che spusa! Che spusa, andiamo via! Ridendo e scherzando sono finito davanti a un'altra super casa. E ovviamente non posso non entrare. Non ci sarà un cacchio, ma entrerò lo stesso. Che io sono Indiana Jones. È un vero esploratore, non si ferma davanti a nulla. Oh, qui un tempo c'erano le tombe. Potrei anche entrarci. Salto dentro. Un altro tempietto, ma è chiuso. E c'è la grotta, ma c'è il cane mannaro, quindi non ci entro. Allora torno giù e vado avanti. Wow. Devo ammettere che sta pietra, oltre al gioiello, tesoro lì, come cacchio si chiama, di cui ci farò un'altra puntatina, mi ha veramente stupito. Un sacco di grotte, posti dove andare. Tipo questa, ti giri improvvisamente e c'è una grotticella. Quindi se piove sono a po'. Adesso però dove cacchio vado? Che sono le 3:30. Vorrei che iniziasse a far buio tra un po'. Guardate. Oh, la face. Bella quella. Chissà quanto questa cosa è naturale e quanto invece è stata fatta a mano. Comunque dentro non c'è niente. Aspetta. Aspetta un momento. Oh, foto. Guarda che sta arrivando anche un ciuchino. Non vorrei che... Hello. Questo che va all'indietro col somaro. E bravo. Non so se si vede ancora il moccioso, ma quello andava al contrario. Cioè, girato all'indietro, e somaro va. Che bravo, che abilità. Allora andiamo di qua, chissà dove si va. Però è bello, cacchio, girare così senza una meta in mezzo a questi posti deserti e senza turisti. Ci sono dei cavalli che se ne vanno, lì dalle pecorine, caprine. Allora, sono stato nell'altare di sacrificio, casa binaria, where the pharaoh train, e si sente un ciuchino in lontananza. Poverino. Andiamo di qua. Per tornare non c'è scritto. Casino ambiente area. Boh. Andiamo di qua. Da qualche parte si finirà. Ma se fa tardi vedrò Petra by night. Non tra le strade più famose di Petra, ma questo mini canyon mi porterà, cacchio, nei guai mi porterà. Cioè, mi devo scendere di qua. Non mi sembra una strada molto ufficiale. Torniamo di qua. Aiuto. Eh sì, sto sbagliando alla grande. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Petra, un'infinità di tempi e cose da vedere.
Di là non credo di passarci, anche se perché sono nella sponda opposta, devo proseguire di qua. Però cavoli, quanti templazzi. Poi dentro saranno vuoti come al solito, però meritano. Sono dati da fare, gli antichi. Lì c'è la famosa villa Hansa Tour, dove fare il tour, e nulla di speciale comunque. E là in fondo finalmente ho trovato dei turisti. Io dicevo, quando vedo dei turisti mi sto preoccupando, magari mi sono perso, adesso ce ne sono troppi, guarda, tutti lì. Va bene, non andiamo indietro, ma andiamo di qua, c'è ancora un bel po' di strada per arrivare all'uscita. Wow, paura. Qui abbiamo il grande tempio. Eccolo lì. Penso si possa ammirare solo un po' dall'alto. Attenzione allo Spoveros. Di là si va verso Petra magari, non lo so. E di là ho qualcosa di veramente big, non lo so cosa sia, ma andiamoci. Molto, 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 molto bello. Wow. Uff, sti qua sempre davanti al video. Bellissimo sto posto, sarà il grande tempio. Le rovine sono rovinate, in effetti. Passiamo in maniera random. Mannaggia quelli, a quando li ho incontrati non si sono più levati da davanti. Comunque per tornare adesso un bel po' di strada, cacchio. Non è che c'è pulmino gratis. Bellissimi questi resti, ma là in fondo c'erano altre robe carine. Ma quanto cacchio hanno costruito questa zona? Magari ci passo domani. E vogliamo parlare di questo super castello con scale? Super tempio? O quel cacchio che è? Sarà il grande tempio questo. Spettacolare. Allora, torniamo a casa. C'era da vedere il monastero, il santuario, che era però a un'ora di camminata dalla parte opposta in cui dovevo tornare, quindi anche no. Magari domani o anche no, vediamo se vale la pena. E questi ciuchini? Adesso boh, sarà un'oretta di camminata per tornare. Almeno non si va in salita. Ciao! Mi immagino gli antichi romani che la facevano anche con i cavalli. E magari non dei romani, ma dei giordani. E i ciuchini che vanno da soli. Più o meno. Va bene. Speriamo di non dover fare troppe scalinate, che non c'ho voglia. Probabilmente devo andare là sopra. Bene, concludiamo il video dove l'abbiamo iniziato, al tesoro, di cui ero convinto si potesse entrare, invece no. Peccato, peccato. Spettacolo. Settima meraviglia del mondo, qui della Giordania, per oggi direi che è tutto.